Sembra essere la giornata di Giancarlo Magalli che, dopo essere stato protagonista di una querela con Adriana Volpe, ora torna a punzecchiare Gianni Morandi, con cui ebbe già un ben noto scontro in passato. Lo rivela lo stesso Morandi, che ha pubblicato sul suo sempre seguitissimo profilo Facebook alcuni commenti rilasciati dal conduttore di Fatti Vostri in un'intervista a TVBlog. Posto senza commentare, volete farlo voi? E al contrario, non riesco ad usare il web per pubblicare foto dove sbuccio ai piselli. Ti riferisci a Gianni Morandi? Lui, come altri, hanno una forte preoccupazione di apparire sul web. Morandi ha 2 milioni di follower, ma, se esce con un disco nuovo, quei seguaci non valgono 100 dischi in più. Non funziona. E allora qual è lo scopo di fare la fatica di andare ogni giorno a fare una foto con i piedi nel ruscello? Per dare un'immagine di te. Dopo 50 anni di carriera la gente già dovrebbe avercela un'immagine ben chiara di quel che sei. La considero una fatica inutile. Io sono lì per divertirmi e divertire senza nessuno scopo commerciale. L'intervista in questione è la stessa in cui Magalli ha confessato di non andare d'accordo con Adriana Volpe, una dichiarazione che ha scatenato una pesante lite social tra i due. Con il solito tatto, Morandi non replica invece alla frecciata, che pure non è necessariamente offensiva, ma lascia che a parlare siano i suoi fan. Qualcuno parla di invidia, mentre altri sottolineano come siano proprio i selfie e i post di Gianni a farlo conoscere davvero al pubblico. Quella tra Morandi e Magalli sembra essere una vera e propria rivalità tra icone del web. Se il primo ha addirittura raccontato la sua popolarità su Facebook da 2 milioni di fan in un incontro all'Università Bocconi, il popolo del web ricorda bene le simpatiche campagne per eleggere Giancarlo addirittura presidente della Repubblica. Fra i due però c'è una vecchia ruggine sociale, dai tempi in cui Magalli accusò Morandi di avergli negato un selfie insieme. Chi se ne frega?